grande soddisfazione che finisce questa importante avventura e faticosa avventura per il giovane Laur che dopo 1 anno e 2 mesi passati all'ospedale dei bambini può tornare a casa sua. Laur l'abbiamo incontrato 2 anni e mezzo fa durante la nostra missione umanitaria in Kosovo e tra i tanti bambini che abbiamo visitato ci siamo resi conto che lui aveva bisogno di un ospedale che si prendesse in carico della sua situazione, che non era soltanto fisica ma anche psicologica. Era un ragazzo che doveva essere recuperato sotto tutti i punti di vista. Oggi Laura è un ragazzo sereno, è un ragazzo che ha ripreso le sue, direi, funzioni motorie e di questo siamo molto soddisfatti. Rientra tra i suoi cari dopo veramente un lungo periodo trascorso qui con il padre all'interno di questo ospedale, l'ospedale dei bambini che gli ha concesso gli ha consentito di recuperare questa serenità sia dal punto di vista motorio ma soprattutto dal punto di vista psicologico. E quindi con grande soddisfazione oggi salutiamo Laura e pensiamo e speriamo di poterlo rincontrare quanto prima in una nostra prossima missione in Kosovo. Beh, noi siamo felici di aver contribuito in maniera in qualche modo tecnica nel riuscire a portare a compimento il progetto, quindi dall'ideazione all'intervento e a tutto l'iter che purtroppo è stato lungo, in quanto allungare e correggere l'asse delle ossa richiede molto tempo e la situazione legata alla pandemia sicuramente non ci ha aiutati, nel senso che quello che avevamo ipotizzato potesse essere un percorso anche di tipo ambulatoriale con dei viaggi che potessero fare in modo che potesse rientrare a casa e poi ritornare qui da noi per fare i controlli. Questo purtroppo non è stato possibile per questa situazione. Ma adesso finalmente abbiamo concluso, l'asse degli arti inferiori è corretto e abbiamo guadagnato dei centimetri in altezza e quindi con grande soddisfazione anche tecnica lo lasciamo tornare ai suoi cari e in patria. Noi come Associazione dell'Ospedale dei Bambini Buzzi di Milano, OBM, abbiamo avuto il piacere di accogliere Laura e il suo babbo e per via dell'operazione e anche un po' dei ritardi dati dal Covid, sono stati i nostri ospiti a lungo e è stata una bella esperienza. Sono bravissime persone che ci hanno anche aiutato quando avevamo bisogno su alcuni aspetti e quindi noi ci auguriamo, siamo contenti che Laura abbia la possibilità di rientrare a casa, insomma, e che stia bene e che gli obiettivi sanitari siano stati raggiunti. Ci auguriamo di proseguire con questa esperienza, di poter accogliere altri bambini, altre famiglie, di poter anche noi, insomma, prenderci cura di loro, oltre ai medici dell'ospedale che ovviamente fanno il loro lavoro.